Ciao dolcezze, per la festa della mamma ho pensato di preparare questi biscotti che sono veramente carini da vedere, ma non soltanto perché sono anche veramente buoni e potete realizzarli a casa facilmente senza l'utilizzo di nessun cutter. Ma vediamo insieme quali sono gli ingredienti. Ci serviranno 100 g di burro, 100 g di zucchero, un uovo, 200 g di farina 00, una bustina di vanillina, un cucchiaio di cacao amaro e un cucchiaino di latte. Prima di tutto versiamo in una ciotola il burro e lo zucchero e anche la vanillina fino a quando non otteniamo un composto spumoso ed omogeneo. Poi aggiungiamo l'uovo e un po' alla volta anche la farina. A questo punto dividiamo il composto a metà, perché metà sarà al cacao. Infatti aggiungiamo il nostro cacao un po' alla volta e se il composto è troppo secco, troppo duro, aggiungiamo un po' di latte per ammorbidirlo. Quindi spianiamo tutti e due i composti . Poi trasferiamo su un vassoio e per dividerle l'uno con l'altro, perché ne metterò due uno sopra l'altro, al centro mettiamo la carta trasparente. Quindi lasciamo riprendere un pochino in frigo. E dopo qualche oretta possiamo iniziare a tagliare tanti cerchetti che io ho realizzato con un bicchiere. E poi invece ho anche tagliato dei cerchetti un pochettino più piccoli con un beccuccio. Per un'altra volta li lascio per un po' dentro il frigo in modo che siano più facili da modellare. Quindi sovrappongo un cerchetto di pasta frolla al cacao sopra quelli alla vaniglia, lasciando un pochettino il bordo da un lato. E poi li stringo con le dita dall'altra parte, in modo da creare questo petalo. Quindi per ogni fiore avremo bisogno di 5 petali e dobbiamo stare attenti ad incollare il centro ben saldo, altrimenti poi i petali invece si romperanno facilmente. Infine al centro posizioniamo una pallina di pasta frolla. Inforniamo a 170 gradi per circa 13 minuti o quando iniziamo a vedere già i bordi un po' dorati. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così non dimenticate di spolliciare. Invece se siete nuovi del canale iscrivetevi, così non perderete tutte le mie deliziose ricette. Per oggi è tutto, ci vediamo presto, ciao ciao!